La nostra partita l'avevamo preparata così, diciamo, volevamo ripartire con i nostri esterni veloci, certo non volevamo concedere magari così tanto al Siena che però è veramente ben messo in campo, faceva girare bene la palla e ha trovato le uscite sia da una parte con Titone che dall'altra parte, poi ha trovato un gran gol dell'attaccante, quindi alla fine non dico un episodio ma un'invenzione di uno dei tanti giocatori importanti. Certo, nel secondo tempo magari siamo venuti fuori anche noi, però forse nel nostro momento migliore abbiamo pagato un rigore che c'era, alla fine, che mani in aria c'era, su palla nostra abbiamo perso palla e poi lì. Io ero lì dietro, era un metro, in genere quei rigori magari si danno, magari ce n'era uno anche per noi. Su un'azione controversa, diciamo, però non è quello che ti cambia la partita. Alla fine il Siena ha meritato. Noi siamo comunque soddisfatti della nostra partita perché un campo così, una squadra così, ce la siamo giocata a testa alta e guardiamo avanti con fiducia. Riduce un po' la munizione anche di questo problema. No, secondo me no, perché non eravamo morti 2 settimane fa e non siamo morti nemmeno oggi, perché guardiamo avanti, oggi anche le altre squadre hanno rallentato. Noi siamo una squadra secondo me ben attrezzata e potremo fare bene in futuro. Senti, il Siena come l'ha visto? Doveva aspettare o... Fiordiani, cos'è? Il Siena sicuramente è una squadra attrezzata, una squadra che vuole vincere il campionato e perciò ho visto un ottimo Siena sugli esterni, hanno dei giocatori importantissimi, hanno qualità e non gli manca nulla, perciò è una squadra che per ora merita il primo posto, poi è normale che se la lotterà con altri, compresi noi, però è un'ottima squadra. La classifica, per chi mi vuole rispondere, rispecchia i valori delle squadre oppure ci sono delle posizioni che nella vostra interpretazione dovrebbero essere variate? Sostanzialmente siamo al giro di boa, come si suol dire, penso che bene o male chi ha perso punti, chi magari ne ha guadagnati più del dovuto, però siamo lì, nel senso noi comunque siamo in una posizione di alta classifica, anche se a mio modo di vedere personalmente penso che qualche punto in più lo meritavamo, soprattutto negli ultimi minuti abbiamo lasciato su tanti campi diversi punti. Perché sia oggi che magari all'andata in casa col Siena abbiamo dimostrato di essere una buona squadra con ottime individualità, però ci sono tante partite davanti e come ho detto prima siamo fiduciosi. Fiordiani ha uno schema del Foligno molto offensivo che però purtroppo in campo... Sì, l'abbiamo provato in settimana in questo nuovo modulo perché appunto volevamo cercare di arginare la bravura degli esterni del Siena. Siamo partiti abbastanza lenti, leggermente contratti, infatti abbiamo fatto fatica soprattutto in fase offensiva. In fase difensiva alla fine coprivamo anche se sugli esterni appunto ci hanno messo a volta a giro. Il secondo tempo poi ci siamo messi 4-3-1-2 e siamo venuti fuori, abbiamo giocato abbastanza bene, abbiamo avuto anche qualche occasione. Purtroppo dopo nel momento migliore è arrivato questo rigore e un pochino abbiamo pagato questa cosa. Ma questo decide il mister sicuramente, dipende chi vuole mettere in campo e... Assolutamente sì, penso che sia normale anche perché bisogna giocare per vincere, come tutte le partite è normale, oggi si è perso, però come diceva anche Andrea, le ambizioni non è che vengono ridimensionate, si gioca sempre per provare a lottare fino all'ultimo e... Ancora ci sono 16 partite, perciò ce la giocheremo fino alla fine. Anche perché non si incontra Anche perché, infatti, sicuramente.